Buongiorno, siamo qui con la signora Coco. Coca Lungu. Mi vuoi raccontare un po' della tua storia, come mai sei qui in Italia? La mia storia, per cui sono qui in Italia, è molto diversa, molto complicata. Sono venuta in Italia perché sono stata in un grande impasso, in un collapse finanziario. E per questo ho dovuto scegliere di andare via da casa per fare studiare i miei figli. Mi spiace tanto questa perché non sono vicino a loro, ma un'altra scelta non potevo avere. Quindi Certo. ho deciso di venire qua. Ho trovato un'agenzia nel mio paese che portava gente a lavorare in Italia. Mi sono informata, ho visto che si può andare. Ho fatto tutti I documenti. documenti, tutto quello che dovevo fare. Quei tempi non lo sapevo parlare nulla, nemmeno una parola italiana. Quindi mi è stato abbastanza difficile all'inizio. Prima sono arrivata a Napoli, dove mi hanno trovato un lavoro come lavoratore, Ah, ecco. no, Che facevi? la badante, Ah, assistente assistente domiciliare. domiciliare. Ho lavorato giù a Napoli per 3 settimane. Dopo la mia cugina che lavorava prima di me, a Siena. Mi ha trovato lei un lavoro a un'altra famiglia e poi sono venuta qua a Siena, non proprio Siena, a Rosia, a questa famiglia dove ho lavorato un anno e Un anno e mezzo, sei stata bene mezzo. Sì, sono stata bene. lì? Ti pagavano regolare? Devi dire la realtà. Sì, mi pagavano regolare. Il Questo contratto fatto per bene? contratto fatto per bene. I giorni di ferie te lo davano? E questo era un problema con i giorni di ferie. All'inizio non sapevo che i giorni di ferie io li dovevo fare. Quindi all'inizio Ti non. sfruttavano. E non lo so come si dice, ma. Sì, ti sfruttavano perché non ti davano quello che ti dovevano. Ma loro diceva che la domenica non devo fare niente, ma come io stavo in casa Ti facevano lavorare. non potevo stare senza fare niente, se sta solo in camera E mia. non uscivi mai? Non uscivo perché non conoscevo, Ah, ok. non c'era pullman di andare a Siena o un altro posto, boh, non lo so. Poi, cosa hai fatto per imparare a parlare italiano? Come hai conosciuto? Per parlare italiano, mi sono informata. Prima sono andata a CGIL perché ho sentito che le altre donne hanno fatto un corso per assistenti Domiciliare. domiciliari. Qui a CGL mi hanno detto che loro Non lo non lo facevano. facevano e mi hanno E ti hanno detto detto che fate dell'acri corse. sì, sono andata alla Click Golf Di di Siena, sì. E Siena dove svolgevano questo corso di italiano. sì, sono venuta all'Acli, ho trovato questa signora Adriana, Eccola qua. eccola qua. Che ho fatto la domanda
Si fanno i corsi qui Italiano? Come ti sei trovata con il corso? con il corso mi sono trovata benissimo. All'inizio era difficile perché non lo sapevo parlare per Nulla, niente. infatti Nulla, si vede nulla. ora che parli molto bene, sei diventata proprio una professionista nel tuo lavoro. Il mio lavoro anche sono diventata Perché ti vedo che parli professionista. molto bene, perché la differenza si vede. Perché conosco gente che è 10 anni che sta qua, peruviana, boliviana, che non parlano ancora l'italiano. Sì, ma mi è piaciuto imparare. Abbiamo avuto una professoressa bravissima, Marianna. Marianna, Sì, molto brava perché molto lei è brava. laureata in italiano. Complimenti per questo. Per lei. Infatti ora si è laureata in un'altra cosa che ora non mi ricordo che cos'è. E niente, racconta ancora il resto che ti è successo, per come mai tu sei andata via di sì. Racconta, racconta. Hai finito la scuola, hai Ha finito la preso scuola, ho preso l'attestato. attestato, tutto ok. Ma il destino è stato così perché ho trovato un altro lavoro dove. Ma racconta come tu hai trovato il suo lavoro prima, che ti è successo, che ti ha combinato quella signora. Racconta, racconta. Racconto tutto. Ho trovato un lavoro qui a Siena, a un'altra famiglia. Aspetta, tu lavoravi, stavi a posto. Stavo Però lavorando, questa ero a. signora che tu lavoravi, cosa ti ha combinato? Non ti pagava più come prima, ti voleva ridurre. Sì, mi ha ridotto contra mi ha I ridotto con soldi non voleva pagare primo come ti i dava. contributi. Sì, prima mi pagava i contributi di più perché ero assicurata 10 ore al giorno di lavoro. Io lavoravo per una persona anziana non autosufficiente. E sai quanto si paga? E lo Per so che tanto, dopo ho oltre visto. 1.500 euro, anche di più. Questa lo so, ma sì. Gente, ascoltate che qua a Siena sfruttano le persone e nessuno va a vedere questa. Svegliate! Sì, svegliate, svegliate, ma nessuno non ti dà ragione, nessuno. Voi dite, denunciate, ma noi denunciamo e voi non fate niente. Qui in Italia e tutte quelle che devono andare a ispettorare cose. È inutile che noi denunciamo, ma volete andare a vedere veramente questi datori di lavoro se fanno le cose correttamente? Scusa, Coca, puoi continuare. Ah, e sono andata in ferie e poi quando sono tornata ho trovato un altro lavoro e quel signore per cui dovevo lavorare dopo 2 giorni è deceduto, quindi il contratto non mi hanno fatto No, parliamo un po' con quello come è primo, come è successo. Allora, successo. questo lavoro qui che tu stavi, il primo lavoro, non ti pagava come tu piacevi correttamente. Allora, io ti avevo trovato un altro lavoro. Sì. E allora questa signora che ha fatto, ha detto, va bene, mi piace la ragazza e tutto. E tu sei andata a Io fare sono andata alle ferie. ferie, sì. E quando tu dovevi incominciare il lavoro, tu sei venuta e sei andata nella nuova datore di lavoro. Invece di ti mettere a posto subito, lei non ti ha messo i regolari. Cosa ha fatto? È morto dopo 2 giorni il tuo datore di lavoro. E lei che fece? Non ti aveva regolato. E niente, dopo un po' ti ha dato un calcio nel sedere, come si dice, scusa le parole, un dittato qua in Italia. Coca si è trovata in strada senza un lavoro e senza niente. Senza diritto perché io mi sono licenziata di quell'altro lavoro e non avevo diritto di Disoccupazione. disoccupazione perché non avevo contratto, io ero licenziata già. E la signora ti ha fatto trovare con le valigie per la strada. E dove ti sei, dove hai dovuto a ricorrere, Coca? Ho corso subito alla mia amica Ziana perché era
persona che io potevo andare, non Perché conoscevo se... nessuno. Chi apre la porta ad una persona che non conosci? Nessuno. Quindi se non Primo giorno, avessi... poverina, ha dovuto dormire in macchina perché ha avuto vergogna di chiedermi. Per questo, non lo so, io non voglio succedere a nessuno. Allora, prima di trovare il lavoro, lei quanti lavori tu ha fatto prima di andare su? Dove stai ora? Dove Ora a avevi andato te quando... Padova? A Piacenza. Piacenza. Allora, agosto dell'anno scorso, prima di andare a Piacenza, quando il lavoro sei andata a pulire, che hai Sì, fatto? un mese sono stata senza lavoro, quasi 2 settimane sono stata in casa a quella signora dove è Sì. morto signore. Dopo ho trovato un'altra agenzia qui di Siena che si chiama IGEA. È stata molto carina anche lei Sì, perché... molto carina che mi ha fatto ospitare in una casa di ospiti dove ho stato 2 settimane. Mi ha trovato un lavoro con il contratto, ma Era poco era poco per perché me per non, perché non puoi non, prendere casa, non puoi no. fare queste cose che tu devi mandare giù la tua famiglia. Per Sì. Due. quanti figli c'hai? Uno Quello, che sta... cioè, quello grande studia studente all'università, studia ingegneria agraria, Wow. ha 22 anni. Quel piccolo ha 12 anni e Ah, seconda seconda media, media. seconda media. Ok, allora continuiamo con quello fatto lì. Poi tu finendo qui. Io ce l'ho un'amica che, ce l'ho tante amiche, una che lavora a Piacenza, mi ha trovato un lavoro a Piacenza. E E tu subito sei andata a Piacenza. subito sono andata a Piacenza, dove ho trovato una famiglia bravissima, Ti ha ma pagato giusto? quello Ti ha sì, messo subito a posto? subito. Del primo giorno? No, no, non del primo Beh, giorno. ma tu devi capire che neanche lei è stata bravissima, ma non corretta anche lei, perché dal primo giorno devono mettere a posto, perché se ti succede qualcosa, tu stai puntino, 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 capito? Va bene, l'importante è che ti ha preso. Sei stato... Continua. Sono stata a quella famiglia a fine 3 di luglio, quando sono stata ancora sfortunata perché la signora dove lavoravo è deceduta anche lei. Il brutto di questo lavoro è È brutto, questo, sì, perché non è un lavoro che tu no, puoi restare per sempre. sì, ma così è la vita. È morta questa, tu sei stata a cerca di un altro lavoro e l'hai trovato, Ho vero? trovato un altro lavoro, ma adesso vado a Milano. Lei va a Milano, allora che ha fatto? Ha fatto le ferie in Romania della Romania, famiglia. sì. Sono tornata adesso. È tornata, è andata lì, poi ora è venuta qui a Siena a passare un po' con noi, con me, è qui a casa mia, è andata dalle sue cugine e mentre sta qui ha trovato anche un lavoro e ora va a Firenze a fare 3 giorni di pulizia, questa è una grande donna, viva Coca! Grazie. E quando che comincia, quando tu comincia? Primo di settembre. Primo di settembre comincia il nuovo lavoro, in bocca al lupo. Grazie, grazie. Spero che la signora almeno dura un'altra 20 anni, 100 anni. Almeno tu stai in Almeno pace per un altro poco che ti aiuta a crescere i tuoi figli. E come Dio vorrà. spero che per quanti anni tu devi fare ancora questa vita? Oh, non lo so, abbastanza perché finisco da Devi fare crescere il tuo studiare. bambino piccolo, almeno altri 10 anni. Sì. Mamma mia. Tuo marito che lavoro fa?
marito lavoro è militare lui. È militare tuo marito, soldato? Sì. Per la miseria. Wow. Sì, ma E un militare prende uno stipendio normale? Uno stipendio di più di un operaio lì in un Romania? po' di più di un operaio, ma i soldi non sono abbastanza per vivere una famiglia con Con sì, quattro ma guarda, persone, no. ma è normale, è giusto. E, ascolta, parlami un po' di Romania, qual è la differenza che tu hai trovato tra Romania e Italia? Che ti ha dato l'impatto, la differenza, qual è il disagio che tu hai sentito qui? Ah, parla di quella famosa signora che abbiamo dovuto anche denunciare all'ispettorato del lavoro, che come ci ha trattato, che ha detto se noi denunciava lei ci aveva una persona grande del comune che l'aiutava, che si buttava in strada. Racconta questo fatto. Non mi fa piacere raccontarmi No, ma questo racconta, è fatto. importante perché devono sapere questo, come ti ha trattato. Non mi ha trattato male, ma mi ha detto che L'aveva trattata a me al telefono. stranieri sono ladri, stranieri sono Imbroglioni. imbroglioni e tutte le parole che stranieri deve stare a casa loro. Allora perché ci chiamate a pulire? Ma perché? Mi domande a me perché? È perché loro non sanno fare quelle che sappiamo fare noi. Perché hanno bisogno, ma hanno bisogno da lavorare qualcuno per loro, ma se si potesse non pagare era meglio. Allora